Ricordo di Bruno Caccia, che come sappiamo 35 anni fa è stato ucciso dall'Ndrangheta. Ringrazio Libera, ringrazio tutti voi, perché veramente se non ci fossate voi la storia di mio padre è altro che così, sarebbe mio padre, il nome di mio padre sarebbe stato sconosciuto del tutto. Invece dal 95, da quando esiste Libera, si è ricominciato a nominarlo, perché è andata perduta completamente la memoria. Bruno Caccia è l'unico magistrato ucciso dall'Ndrangheta per volontà dell'Ndrangheta. Veniva assassinato perché inavvicinabile e indisponibile nei loro confronti, perché peggio di Caccia, secondo quanto detto dai mafiosi, non c'è nessuno. È stato un omicidio veramente importante che però il Piemonte ha dimenticato, ha messo da parte, ha sottovalutato per tanti anni, come se il fenomeno delle mafie in qualche modo non ci riguardasse. Proprio nei coni d'ombra, nei silenzi, nei vuoti che le mafie si radicano. La memoria va coltivata continuamente per renderla produttiva nel tempo, non limitarsi solo agli aspetti della ricorrenza simbolica, no? Ma renderla produttiva di azione, di rinnovamento, di critica, no? se necessario. Volevo segnalare che una delle figure che io tengo proprio nel mio cuore, nei miei appunti memorizzati nel computer, è la figura di vostro papà, di vostra mamma che ballano, che quella è la figura che voglio portarmi dentro, oltre a quella dello sguardo, della sua immagine principale, che mi ricorda quando devo lavorare, che non devo sbagliare, devo seguire bene le regole. Ma quella che porto nel mio cuore appunto è quella fase, quel momento spensierato che purtroppo qualcuno ha impedito che proseguisse, e facciamo di tutto affinché venga portata chiarezza per quel gesto.